i magneti e le loro proprietà. Il magnetismo è la proprietà posseduta da alcuni corpi di attirare oggetti di natura ferrosa. Questi corpi vengono chiamati magneti o calamite e la forza esercitata è detta forza magnetica. Se avvicini degli oggetti a una calamita, puoi notare che essa attrae solo quelli di ferro, di nickel e di cobalto e non esercita alcuna forza su oggetti di altro materiale. Qualunque sia la sua forma, una calamita esercita la sua forza solo alle sue estremità, dette poli. Una calamita, libera di ruotare, si allinea sempre lungo la direzione nord-sud geografica. Il polo che punta verso il nord è detto polo nord, quello opposto polo sud. Poli dello stesso tipo si respingono e poli di tipo opposto si attraggono. La forza magnetica si manifesta anche attraverso la carta, il legno o il vetro. Lo spazio che circonda il magnete ed è interessato dalla forza magnetica è detto campo magnetico. La forza magnetica agisce secondo linee ben precise che vanno da un polo all'altro e sono più concentrate ai poli, qualunque sia la forma della calamita. Il magnetismo terrestre. Anche la Terra è una grande calamita con i due poli, nord e sud, che non coincidono però esattamente con i poli geografici. Il campo magnetico terrestre sarebbe prodotto dalle intense correnti elettriche generate a causa del moto di rotazione dalle enormi masse di ferro fuso del nucleo. Poiché la Terra si comporta da calamita, l'ago magnetico di una bussola si allinea sempre nella direzione nord-sud, indicando il nord geografico. Magnetini elementari e la magnetizzazione. Anche se esercita la sua proprietà ai poli, una calamita naturale possiede proprietà magnetiche in tutte le sue parti. Essa, infatti, è costituita da un numero infinito di piccolissimi magneti, i magnetini elementari, allineati ordinatamente. In natura, solo la magnetite possiede questa proprietà. Tutti i corpi, infatti, sono formati da magnetini elementari, ma non tutti sono disposti in modo ordinato. Questo annulla la loro proprietà magnetica. Nei corpi costituiti da ferro, nickel, acciaio o da loro leghe, i magnetini possono essere ordinati e orientati nello stesso verso. Essi diventano così magneti artificiali. Questo processo è detto magnetizzazione e può avvenire in tre modi. Per strofinio, cioè strofinando sempre nello stesso senso il polo di un magnete sul corpo da magnetizzare. Per contatto, mettendo a contatto un magnete con il corpo da magnetizzare, per induzione, avvicinando il corpo da magnetizzare a un magnete senza che vi sia contatto.